Marco Meneoni, a una settimana di distanza si torna a Salerno, stavolta per affrontare la Reghi in campionato. Andate a prendervi quello che avete lasciato 7 giorni fa contro l'Aliantes? Sì, noi ci proviamo, sappiamo che la Reghi ha una formazione ancora più, diciamo, forte dell'altro Salerno, perché comunque sono secondi e hanno un grande giocatore di esperienza come Luongo. E quindi andiamo lì consapevoli di arrivare una grande squadra contro, ma sapendo anche il nostro gioco e cercheremo di imporci nel loro campo. Quanto ha fatto bene la buonissima prestazione di sabato scorso contro il Salerno? Per il morale tantissimo, anche perché tantissime assenze, Ivan, Quaglio, anche Chiarelli, quindi abbiamo fatto abbastanza bene. Poi ovviamente alcune situazioni ci hanno un po' fregato, situazioni individuali, anche errori arbitrali, però non sono giustificazioni, anche errori nostri, quindi dobbiamo ancora migliorare assolutamente, quindi andiamo là anche per colmare quei difetti che abbiamo fatto l'altra settimana. A questo punto però una domanda va fatta: cosa è mancato nelle prime giornate alla vostra squadra e che molla è scattata per fare quella prestazione a Salerno? Ma è sicuramente anche il fatto di stare corti di giocatori, quindi anche per orgoglio, insomma, per dare comunque voce a... Veniamo comunque da 5 stagioni sempre playoff, quindi non ci andava, non ci rispecchia questa posizione. Abbiamo deciso di giocare la Civitavecchia e penso che stiamo iniziando a farlo. Per il match di domani può incidere anche il bel ricordo dell'anno scorso, quando faceste forse la più bella prestazione della stagione vincendo proprio contro la Reghi a Salerno, prima giornata di ritorno, per 12-11. Sì, ripeto, noi andiamo lì consapevoli del nostro gioco, sappiamo che con la nostra difesa possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi andiamo lì senza paura e cercheremo di fare il risultato assolutamente.